Eccoci rientrati in studio. Elio, una domandina per te. Allora, abbiamo detto che questa Juve è indiscussa regina di mercato, ma l'Inter, secondo te, come ha risposto a questa Queen? Ha risposto andando a prendere due giocatori mirati che servivano a mantenere l'equilibrio, visto che era stato perso Correa per più di un mese per l'infortunio che ha avuto. Sono andati a prendere Caicedo, che fa panchina, e Gosens, che è un giocatore che in prospettiva, se Peris dovesse andare via, è un buon sostituto se recupera, se no. Però, come ti dice Sarebbe Luciano. anche più appropriato dire che l'Inter non aveva bisogno di essere la regina del mercato. Sì, è vero. Era già la La verità. regina È dell'inverno, con vero. una rosa Però vedi pazzesca. Maurizio, l'Inter sta lavorando tanto per la prossima sessione di mercato. Ecco, a Tantissimo. giugno, andiamo a giugno. Ma è vera No, questa non curiamo il novella che campionato si adesso. racconta? Non curiamo il Novella, campionato, magari la andiamo verità. a giugno. Cioè che Marotta faccia con molto anticipo i suoi movimenti di mercato? I dirigenti bravi sì, lo fanno e magari quando lo sanno le altre società non possono fare più niente. Marotta potrebbe essere uno di questi. Io credo che Marotta abbia dimostrato, nell'attività che ha fatto almeno fino ad ora, qualcosa di importante. Perché vedete, quando dice di no, eravamo in due o tre a dire di no per Ronaldo, e siccome lui era il primo attore, se n'è andato per questo motivo, il che vuol significare Esatto. che ha valutato bene la situazione prima che nascesse la situazione, anche sotto il profilo economico. Poi quando voi vedete, leggete una dichiarazione, forse tra virgolette, questa è vera, di Sarri, in cui Sarri diceva la Juventus non è allenabile. Sapete perché lo diceva? Domandatele un attimo a Sarri, così vi risponde, perché i giocatori, la squadra, era più propensa a leggere il pallone su Ronaldo che non a sentire Esattamente. l'allenatore. Non è neanche esatto dire che con Ronaldo l'ultimo anno avete preso la Champions, perché dovete ringraziare Il suicidio del Napoli. E il Verona, il suicidio del Napoli, se no in Champions non c'eravate con Ronaldo. anche questo è Vabbè, ho vero, capito, però eri Marcello. lì, però No, lei ha no, approfittato subito. la mia è soltanto un'osservazione, non vuole Sì, ma è essere, un'osservazione non vuole giusta. essere polemica né niente, soltanto No, un ma la tua appunto. osservazione è giusta, è vero che l'ultima giornata, grazie a Faraoni, però meno male che grazie a Faraoni e grazie ai punti che avevi fatto, grazie ai gol di Ronaldo, ti sei trovato Sì, subito lì certo, si è e hai trovato, potuto certo. prendere Faraoni, quel ex posto lì. Inter. Se no non ce la facevi. Comunque, ritornando all'Inter, però non è che all'Inter sono tutte rose e fiori, eh? Perché i debiti, come ce l'ha la Ecco, Juve, ce l'ha eccolo l'Inter. qua. Quindi, Ti signore, aspettavo, ti anche aspettavo. Super Marotta, qualcuno dovrà Ma tu stai vendere, eh? Perché se no allora ci rosicando. siamo Tu stai dimenticati dei rosicando. miei Ma giocatori. Delle scelte fatte a gennaio, Marcello. Ha fatto due No, scelte ma funzionali. Le Due scelte le ha scelte fatte giuste. giuste. Ma cosa No, due scelte le ha c'entrano fatte giuste. i Ma le debiti scelte le ha fatte dell'Inter? giuste. Ma Ma cosa siccome sei c'entra un po'. Marotta? No, Ma io pensa alla dicevo tua per Juve, che di noi problemi ne avete stavamo tanti parlando in ancora. prospettiva dell'estate. Noi stavamo parlando in prospettiva Ma dell'estate che Marotta sta quando già non sanno che piazzando i argomenti colpi. tirar fuori, perché Però, rosicano, secondo me, perché sono Marotta dovrà spinti anche e non vendere. sanno se arriveranno al. Quindi E allora debiti stanno dell'Inter, le rosicando. cose di qui, e Marotta sta facendo, da quando è all'Inter, non ha sbagliato un Certo. colpo, non ha sbagliato un Certo. colpo, Perché va la Juve bene, li ti sbagliava, piaccia o no, certo. è così. No, io Certo. invece voglio Ma chiedere anche un segreto da dovevi questo regalare punto i di vista, giocatori? perché è una mia osservazione, poco pubblicizzata, devo dire, però io ho notato questo, Dovevi che tenerti nei Paratici. campionati dell'Inter di Cherubini questi adesso, anni, di bravo, Marotta, arriva bene. All'Inter vengono dati una serie per acquisiti o comunque seguiti, una serie di giocatori. Poi, invece, È la tattica giusta. arrivano tutt'altro, cioè nel ruolo, ma tutt'altro È la giocatore. È una tattica, tattica, è una scelta? Questo è il no, maestro è la Vera. tattica giusta questa qui. Per Sto evitare, confondendo le idee. che ci siano formalmente gli occhi puntati su un giocatore, evitando le aste e potendolo prendere con più Quindi vuol dire che facilità. Marotta non punta Bremer? Ma lì non ci può fare niente, fidati di me.
un po' lo puntano tutti, Brenner. Ma ci sono i giocatori. Ragazzi, se Moggi ti dice che non può fare niente, potrebbero avere anche già accordi. Io non dico che Breme ha un accordo con la Juve, per carità, però che sì e Breme, che sono i migliori, tra i migliori nel loro ruolo, sicuramente se non firmano è perché hanno già degli accordi pregressi. Su questo penso che non ci siano dubbi, perché scemi non sono assolutamente. Direi di no. Ma noi abbiamo la risposta al primo sondaggio dei nostri amici da casa. Il primo sondaggio era, Luciano, forse tu non c'eri, non eri ancora arrivato, forse sì. Il primo sondaggio era: questa Juve adesso è da scudetto? E gli amici da casa ci hanno risposto 33% sì e 60%, 67%. Non sono pochi 33%, sì, sono dei fedelissimi. È un qualcosa di incoraggiamento, sì. se vogliamo essere chiari. Adesso la Juve non è da scudetto in questo momento, considerando il distacco, perché se partisse alla pari ora ci potrebbe pure stare, attenzione. In questo momento qui... E se io facessi la stessa, cambiando squadra naturalmente, se facessi la stessa domanda a Tiziano, il Milan è da scudetto, tu che mi risponderesti? Non so darti una risposta, perché prima di tutto devo recuperare tutti gli infortunati, poi bisogna vedere se ci sarà un calo di forma, di rendimento, e per poter giudicare. Non sono in grado di poter dire con certezza sì, il Milan può competere per lo scudetto. Se il Milan fosse integro, cioè non avesse subito quegli infortuni che ha subito, probabilmente era in grado di poter competere. Ma sulla carta, così com'è conciato, con tutti gli infortuni, il Milan all'inizio stagione poteva competere per lo scudetto. Allora, parleremo dopo del Milan. Prima di andare di ritornare a parlare dell'Inter, però una domanda così a un passante la voglio fare. Ibrahimovic vuole rimanere? Ibrahimovic vuole rimanere un altro anno, andare poi al Mondiale del Qatar. Però attenzione, perché il Milan sta lavorando su tre opzioni di attaccanti con tre caratteristiche diverse. Sono tutti giovani, ma sono già tutti molto forti, infatti hanno una quotazione di mercato molto elevata. Ne parliamo dopo le 11:30. A proposito di questo, della nostra finestra di mercato alle 23:30, vi ricordo che da casa potete mandare un WhatsAppino a noi in diretta per fare tutte le domande che volete di mercato a Fabio Santini. Il numero WhatsAppino è 3. Qua ti piace WhatsAppino. Però a Fabio Santini, però. Fabio Santini. Al 348-611-1411. Quindi aspettiamo le vostre domande per la finestra di mercato dopo alle 23:30. Allora, noi tra pochissimo dobbiamo andare in pubblicità. Yes. Però, sì, siccome è una cosa che è passata quasi inosservata, invece secondo me è un grandissimo acquisto di una persona che non arriverà subito, ma è stata già comprata. Quindi arriva a giugno? Per giugno, ma è stato già preso. Onana, certo, portiere dell'Inter. Non ne parla nessuno, dice l'Inter ha fatto due acquisti. No, ne ha fatti tre. Onana, ma vedi, Caicedo esatto, e Gosens. Questo qui è un prepararsi bene alle prospettive future della squadra, perché Andanovic ha già dimostrato qualche assenza di rendimento. E Onana potrebbe... Onana è un giocatore, ecco, è un portiere spettacolare, che forse piace più di Andanovic, che è sempre sul pallone quando arriva, a parte che ora i 37-38 anni li sente, quindi non è più reattivo come prima. Onana è sicuramente un buon sostituto, e questo dimostra che la società gli obiettivi li persegue ancor prima che si presenti. Ma per spettacolare non intendevi strepitoso, intendevi dire che fa spettacolo? Spettacolare, perché lui là dove Andanovic parla il pallone lui ci fa il tuffo. Va bene, noi dobbiamo andare subito in pubblicità. Un'ultima dichiarazione, vero, di Carnevali? Sì, ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo, a cui hanno chiesto un po' di notizie, perché il Sassuolo sappiamo essere stato molto molto attivo in questa finestra di mercato, oltre ad aver ceduto Bogà all'Atalanta, ed è il vero motivo per cui non ha fatto altre cessioni, perché Carnevali sostanzialmente ha detto: con quanto incassato dall'Atalanta, noi dal punto di vista economico ci siamo messi a posto. Ha fatto il punto un po' anche sul mercato che verrà, e quando gli è stato chiesto di Scamacca e di Frattesi ha effettivamente ammesso che l'Inter sia stata
la prima squadra a interessarsi ai due giocatori, qualcuno la legge come, ecco, il Sassuolo ha già venduto Scamacca e Frattesi all'Inter. No, non li ha ancora venduti, ma certamente con l'Inter sono state intavolate discussioni importanti per giugno, e quindi sicuramente dobbiamo annoverare l'Inter tra le favorite per questo doppio colpo tra qualche mese. Sulla valutazione di Scamacca gli hanno buttato lì un 45 milioni di euro, lui ha detto non abbiamo ancora valutato economicamente il giocatore, magari da qui a fine anno varrà anche qualcosa di più. Alza la posta, diciamo, alza la posta, fa il suo mestiere, no? Ma vedi, esatto, Carnevali, sai, c'è un pregio, attenzione, è un pregio che può esercitare nel Sassuolo, perché il Sassuolo, voi vedete che se guardate gol fatti e gol subiti, in certi momenti sono più i gol subiti che di quelli fatti, quindi è una squadra che è un po' sui generis, no? Però che se arriva a metà classifica ha già fatto un gran campionato. Adesso Carnevali ha fatto una cosa buona, ha preso il capo Lucca che gioca nel Pisa e che cominciato molto bene. No, Luciano, non è riuscito a prenderlo Lucca. È sfuggito all'ultimo secondo. Ha preso Moro. Non l'ha preso poi Lucca. Lucca è saltato le ultime due ore. Non ho seguito bene. E poi ha preso il capocannoniere della Cina, del Catania. Sembrava fatta e poi all'ultimo secondo. Moro. Ecco, sì. E il problema vero è che lui va a cercare i giovani. I giovani che li fa giocare. Li valorizza. E li valorizza e poi li vende. Certo. È un'operazione, questo qui, è praticamente il soggetto che fa e vende, fa quindi e è un vende. Altro un business un imprenditore certo. Sassuolo, lo dovete considerare, compra 5 e vende a 10, però vedete lì c'è un problema: una squadra che compra troppi giocatori del Sassuolo e vuol vincere il campionato è diversa la cosa, perché giocare col Sassuolo può essere un giocatore in top, giocare con un'altra squadra, voi avete visto Locatelli, è arrivato con l'Aureola, poi dopo ha dimostrato di essere un giocatore alla pari di McKennie e compagnia bella, cioè che non risolve completamente quello che la Juventus voleva risolvere. Magari una volta che si è ambientato... Probabilmente la personalità praticamente ti viene fuori dalla società, che esprime praticamente quello che puoi fare tu, e cioè è un gioco atletico quello del Sassuolo, e quando tu ti adatti al gioco atletico a correre, poi finisci per correre. E quando praticamente stai in una società che deve ragionare, non è più... Tiziano, ma indipendentemente da dove andranno Frattesi e Scamacca, secondo te sono quei giovani che possono aspirare ad un salto di qualità e soprattutto a far fare un salto di qualità alle squadre che lo compreranno? Ritorniamo al discorso di sempre, cioè devono andare e devono essere utilizzate e sfruttate secondo le loro caratteristiche. Non puoi snaturare un giocatore, ti faccio un esempio, ci sono centravanti, tipo, faccio un nome, quello di Icardi, che va servito e lui è abbastanza statico, il centravanti dell'area di rigore. Ci sono centravanti invece come Vlahovic, che ha tutto, apre gli spazi anche per i compagni e fa grande movimento. Ecco, quindi certi giocatori che hanno determinate caratteristiche devono essere sfruttati. Non puoi prendere da uno che faccia il centravanti statico quando ha delle altre... Ho fatto un esempio, sì, certo. Naturalmente. Frattesi è uno, secondo me, dei centrocampisti giovani più promettenti in assoluto. Io, fra l'altro, in Serie B ne ho visto uno che a me è piaciuto molto. Chi? Che è ancora... Ricci. Ah, sì. Ricci, ha preso il Toro. Il Frosinone. Chi l'ha preso, Marcello? È un ottimo centrocampista. Il Toro. Il Toro l'ha preso. Il Toro. Ricci è un ottimo centrocampista. Allora, io voglio ritornare all'inizio della trasmissione con Marcello, quando parlavamo di Scamacca, perché ti avevo fatto la battuta quando hai detto Vlahovic, non Scamacca, eccetera. Adesso Carnevale ha fatto un prezzo, finalmente adesso sappiamo che Scamacca adesso vale 40, forse di più, 45, che valevano, alcune che valevano 50 e poi adesso valgono 25. Però accetta delle contropartite, Marcello. Accetta, sì, delle contropartite. Quindi non è la base d'asta 45 milioni? Ed è no, lì. 45 è la quotazione. Voglio dire, è un giocatore che è stato anche il migliore della Juventus, poi è stato bypassato ovviamente dal valore di Vlahovic. Però, insomma, è un giocatore a tuo avviso, con Frattesi, che insomma può fare
sì, diciamo una differenza? Sì, ma o è troppo giovane? Cioè, ma no, è giovane, però delle doti le sta dimostrando, ma le ha dimostrate quest'anno, sta iniziando a dimostrare. Siccome ho visto che ci sono delle perplessità ancora in studio da parte di qualcuno su Vlahovic, no? Allora io dico, allora se abbiamo perplessità su Vlahovic, su Scamacca non ne abbiamo. No, nessuno ha delle perplessità, chi ha le perplessità su Vlahovic. Dicevo il tuo vicino. Le perplessità nascono se ha Luciano? La Juventus un gioco congeniale alle caratteristiche Elio, di Vlahovic. Ce l'ha con te. Io ho perplessità su Vlahovic. No, tu hai detto, no, fatti togliere il fiaschetto di vino che c'è di sotto. No, io devo dire una cosa. Sei già ubriaco a quest'ora. Devo dire una cosa, prendo l'aiuto di Luciano per smentirmi, ovviamente. La perplessità non è su Vlahovic e sul valore di Vlahovic. Ma chi ha detto? Certo. Chiedo però, non sentito. È che questo campionato italiano, che a mio avviso è più scadente di quello di altri campionati, non ci sono dubbi. Non tende a farci sembrare tutti, non Vlahovic, in generale, tutti i giocatori che vengono in questo momento, che passano per grandi, ce li fa sopravvalutare un pochino. Scusa, un pochino aggiungo faccio l'esempio per tutti. Luca è venuto dall'Inghilterra che segnava col contagocce. È arrivato all'Inter, ha fatto l'Ira di Dio, è ritornato in Inghilterra, segna col contagocce. Luciano, aggiungo una domanda, che è basato su quei numeri a ieri a proposito di calciomercato. Sono stati acquistati 52 giocatori stranieri, solamente 20, a ieri 22 italiani. Questo non vuol dire che proprio per le loro caratteristiche fisiche e atletiche sono stati acquistati dalle società sia di medio e alto profilo. Ma guarda, il fatto degli stranieri a me mi lascia perplesso, perché prima di tutto vengono qua dei giovani e si valorizzano e poi ripartono, vanno nei campionati migliori. Poi c'è un fatto che tu guardi, praticamente ci sono delle società di calcio senza fare nomi che hanno tutti stranieri, ce ne fosse uno buono. Oggi la media è di 7-8 giocatori stranieri appunto, su 11. Sì, e che poi è tanto, vai ad assommare le cose praticamente, ed è il motivo per cui vengono fuori a giocare giocatori tipo Ribéry, che e le prime categorie che prima erano parte importante di questo campionato non ci sono più, vengono a 37-38 anni. Sì, ma quello che intendevo io, ed è il contenuto della domanda, se questa tendenza di andare a acquistare giocatori all'estero giovani con determinate caratteristiche fisiche e atletiche sono fatti appositamente per cercare di dare più fisicità, corsa e atletismo alle squadre italiane? Domanda. No, allora Tiziano, no, ma risposta, ti dico il pensiero mio, non è che sia tassativo, che sia valido il discorso. Io ti dico che praticamente vengono presi in modo particolare i giovani e soprattutto di colore, perché sono facilmente riciclabili. Infatti voi, se vedete, giocano un anno qui e si mettono in evidenza, l'anno dopo partono per la Premier, se tutto va bene. Il problema sono gli altri che restano, che praticamente non valgono e fanno in maniera che questo campionato sia sicuramente inferiore a tanti altri campionati. Allora fammi essere ancora più esplicito e anche forse più cattivo. E finisco il discorso. E se andate a guardare gli stipendi di questi giocatori, praticamente sono decisamente inferiori rispetto a quelli italiani. Sono meno della metà di quello che prendono in Inghilterra. Vengono, sì, poi lì non c'è proprio confronto. Fanno la ecco, vetrina? Quindi no, ma per completare la risposta a Tiziano. Ma non hai dato una risposta. No, ma la fisicità ce la danno. Io su questo non c'è dubbio, vanno a scegliere i fisici importanti. Ma l'obiettivo è quello di dare maggior fisicità, domanda. No. L'obiettivo è un altro. E farli esplodere e rivenderli a prezzo maggiore. Sì, bravo. Ho capito, ma hanno determinate caratteristiche. Sì, no, ma non vai a acquistare Maradona potenzialmente. Vai a acquistare dei giocatori fisicamente dotati che magari non hanno grande tecnica. No, ma magari sbagliando anche l'acquisto, attenzione. Ma tu vai 50 su 72. Ci sono delle squadre che giocano in 11 stranieri. Non è mica... Che anche Vlahovic,
che fa un campionato strepitoso con la Fiorentina. No, aspetta, fammi finire. In realtà, perché potendo non è andato in un campionato straniero, visto che era... perché ha pensato, fammi stare qualche anno nella Juventus, cresco ancora di più e poi mi vado a prendere perché... i soldi. Valgo ancora perché di più? Perché ha voluto fortemente la Juventus, perché adesso voi dovete mettervi in testa che i giocatori, se non hanno contrapposizioni valide di dirigenti, praticamente vogliono la Juventus e sono in tanti a volere questo. Quindi tu, quando io dico un non è che la mia è una parola che praticamente è definitiva, assolutamente, dico pensiero, ma se dico che un giocatore va da una parte, tu stai tranquilla che è perché mi hai convinto in molte altre circostanze, in questa un po' di meno. Io penso che un retropensiero di Vlahovic è: sto qualche anno alla Juventus, esplodo ancora di più e poi mi vado a prendere... Sarà strapagato Vlahovic allora. Il problema di Vlahovic è diverso, sta nella Juve e se esplode nella Juve esplode in una delle migliori squadre del mondo. Certo. Quindi non vale il discorso di tanti rispetto a quello che può essere fatto per la Juve. Questo io mi devo assolutamente fermare. Dai, tutto sommato, quindi sei abbastanza soddisfatto di questo mercato anche per l'Inter, che era già a posto in confronto alle altre squadre. Io mi sento in una botte di ferro per ora, poi andando avanti vedremo. Sai che cosa dobbiamo vedere? E questo coinvolge anche Tiziano. Grazie. Perché adesso la prova del 9 di questa campagna acquisti, anche se è indisponibile Gosens, però se l'Inter non ha bisogno di nulla o se il Milan recuperando dei giocatori potrà dare fastidio, sia sabato. Sabato che cosa può succedere? È l'Inter che sta in una botte di ferro e il Milan è costretta ad... Bisogna vedere adesso dopo la pausa come condizione fisica. Secondo me, io credo che l'Inter abbia la possibilità di vincere questo derby. L'ha sfiorata all'andata, questa volta spero Lautaro non sbagli. Questo però è indicativo sul futuro, attenzione, perché non è un derby casuale questo. È quello che sto dicendo. È vero. Quello che sto dicendo. Ha sfiorata, ma ha anche rischiato nell'ultimo quarto d'ora di subire. Sì, vabbè, comunque ha sfiorato. C'è un mette dentro il rigore e poi dopo fuori da parte del Milan. Tanto comincia a mettere dentro il rigore. Però Tiziano, voi avete il baby Vlahovic, l'Azetic, cosa ne pensi? Ma ha 18 anni, 1,92 m, è un giocatore molto dotato fisicamente, se ne parla molto bene, ma stiamo parlando di un giovane giocatore. Credo che sia l'ambiente giusto per cercare di venire fuori e dare un apporto. Sai qual è la mia unica perplessità, Tiziano, su questo giocatore? Che è un giocatore che viene dalla Stella Rossa. L'allenatore della Stella Rossa è un osservatore dell'Inter. Praticamente, no? È stato il grande Dejan Stankovic. Allora, possibile che se fosse questo giocatore straordinario non l'abbia segnalato all'Inter? Allora io ti faccio... Allora al Milan sono tutti dei pirla. No, il Milan perché, ha seccato perché Stankovic tantissimo. Non ha segnalato all'Inter e allora non è un giocatore di un certo livello. E il Milan che invece ha degli osservatori che sono delle pippe da comprare. No, questo è il discorso. Sulla politica dei giovani questo è quello che intendevi. No, io era una ho detto la mia unica perplessità perché io... Sì, col sorrisino. No. Stankovic, che era un osservatore dell'Inter, quello che dico, e non l'ha apprezzato. Il Milan ha azzeccato tantissimi giovani. Il Milan nella politica dei giovani, vedi Leao, Milan ha un'organizzazione capillare a livello mondiale con un responsabile che è il signor Moncada, che ha osservatori in ogni parte del mondo e quindi sa valutare quelli che sono i giovani, che poi i giovani dimostrano di essere all'altezza o meno. Io quello è tutto da verificare. Una riflessione fai le riflessioni. Un allenatore che quindi lo allena, che tra parentesi è il papà del portiere di uno dei portieri dell'Inter, è stato un alfiere dell'Inter, almeno sono delle pippe. Questo è quello che dice il signore qua, come si chiama? A favore del Milan c'è da dire una cosa. Ha azzeccato tantissimi giovani. C'è un dirigente, Paolo Maldini, che parla poco e fa molto. C'è Moncada.
che dà dei video, delle informazioni a Massari e a Maldini, sì, però, che ascolta, poi hanno potere decisionale. No, aspetta. Moncada è il nocciolo della questione. Poi prendono le decisioni Massari e Maldini. Tiziano, aspetta, che gli highlights dei giocatori contano poco. Poi bisogna andare a vedere sul campo, perché il campo ti dà l'interezza. Quando prendi un giocatore così giovane, vuol dire che l'hai seguito per un certo periodo. I tuoi osservatori sono andati a vederle anche quando vai in toilette. Ascolta, Lazio dice ci è andato Maldini perché i buoni dirigenti. Forse... I buoni dirigenti, sai che fanno? Va bene. Dimmi, io non mica niente, non conosco le cose del Milan. Allora, se non conosci, come le conosci tu? Io non ho detto Maldini. Che abbiamo acquistato Maradona, abbiamo acquistato un buon giocatore che è stato seguito della politica e quindi con molta attenzione più e più volte. Alla fine hanno deciso, per un prezzo abbordabilissimo, di acquistarlo. Ha 18 anni, ha dei mezzi fisici e anche tecnici buoni. Bisognerà vedere se riuscirà a esprimerli nel Milan, tenuto conto che è la politica siamo alla 23esima giornata. Ma io volevo soltanto di trovare dire, dei giovani io, di valore. È giusto quello che vedi dice. Leao. È giusto quello che dice, non è mica, perché io ti dico soltanto che l'espressione del Milan è la capacità di Paolo Maldini. Perché Maldini fa sicuramente, e ve lo dico perché ci parlo spesso, fa un'attività un po' particolare, quella di farsi fare le deduzioni dagli osservatori per andare poi a vederli e scegliere i migliori, e fino ad ora io devo dire che non ha neppure sbagliato. Allora, la politica dei giovani del Milan ha funzionato, non c'è dubbio, perché ha prodotto tanti giovani. La mia era una perplessità, perché no, così come la tua è arrivato era una battuta, all'Inter, una battuta con sorrisino, sei tendenzioso. Ma non sono tendenzioso, sono logico. Adesso l'ha modificato. Lo sto allenando da quando è ragazzino e lo segnala un altro, cioè mi pare strano, questo è. Uno individua delle caratteristiche che secondo per il proprio punto di vista può avere delle prospettive. Ma infatti io mica ho detto che non è, ho detto ci sono giocatori che sono stati acquistati alla capacità che sono acclarata stati... del Milan di trovare i giovani, perché questo non c'è dubbio. E allora? Un dubbio è legittimo su questa cosa. Ma il dubbio tuo, di chi? Il dubbio suo. Sarà il mio dubbio. Per forza, nasce da Stankovic, che era un osservatore dell'Inter. Non è possibile che non l'abbia segnalato all'Inter. È l'allenatore del Lazio, è il padre del portiere dell'Inter. Ti posso dire una cosa su Stankovic. Era, quindi non ti meravigliare di queste cose qua. Stankovic era un giocatore che avevo preso io. Praticamente, l'avevo trattato con Maldini e con un dirigente della Banca di Roma, neppure con un dirigente della Lazio. Ha fatto dichiarazioni eccezionali, ha detto che vinceremo tutto quanto, eccetera. E poi è sparito completamente dalla circolazione ed è finita all'Inter. Quindi da Stankovic ti puoi ipotizzare una cosa del genere. Figurati. No, voglio dire, la domanda è legittima. La domanda non è legittima, perché dai del pirla agli osservatori del Milan. Ma lanciamo un altro sondaggio agli amici da casa. È una valutazione che ti conosco, mascherina. Sei visto il sorriso ironico sardonico? Chiediamo agli amici da casa un'altra cosa. Io a questo punto lancerai un altro sondaggio. Il sondaggio è: derby, chi vince, Inter o Milan? Andate a rispondere subito a questo sondaggio sulla pagina di 7 Gold Milan Sport. Milan. Io una volta, sapete che a me cosa è successo per una partita con l'Inter? Mi domandarono il risultato, mi dissero che fareste, anzi forse c'era anche un sondaggio, io dissi vinceremo 3-0. Vincemmo 3-0, tutti mi domandavano ma come ha fatto a ottenere il risultato, l'ho sognato, e tutte le settimane mi domandavano se sognavo il risultato. Ti chiamavano tutti. Allora Marcello, secondo te chi vince il derby tra Inter e Milan? E soprattutto, questo te lo chiedo così, insomma, in senso
giornalistico, poi tu per chi fa il tifo naturalmente in questa circostanza, preferisci avvicinarti all'Inter o al Milan? Beh, ben difficile fare il tifo per entrambe, però io penso che alla fine io vedo un pareggio di nuovo, per un semplice motivo, che il Milan, questa è la partita del dentro fuori, per lo scudetto. Come Supercoppa? Lo stesso pareggio che c'è stato in Supercoppa. Cosa c'entra? No, un altro pareggio. Mi ricordo che il pronostico che avevi fatto a Supercoppa avevi detto pareggio. E infatti pareggio è stato, poi siamo andati ai tempi supplementari. Certo, sono andati ai tempi supplementari, si è risolto al 120. Stai dicendo pareggio, l'avevi azzeccato. Sì, sì, è pareggio. Ma quando è che, scusa, ma come potevo dire pareggio una partita che comunque bisognava vincere per forza per vincere il trofeo? Come ho potuto dire pareggio? Hai detto pareggio. Pareggio, calcio di rigore, vittoria calcio di rigore. Boh, io non mi ricordo. Non ti ricordo. No, no, io non me lo ricordo. Ho detto vabbè, per comunque, dire, senza farla tanto lunga, il sondaggio è chiaro: chi vince il derby? Bravo! Senza stare a fare il pareggio. Chi? Io dico pareggio. Va bene, pareggio. Io dico Milan. Santini dice Milan. Di misura. Io non ho capito 3-0 per chi, Luciano? Io non ho sognato, quindi vi posso non hai sognato dire. Questa volta? Partita, cioè, non è un derby che ti fa sognare. È una partita sicuramente difficile per entrambi. Certo. E quindi all'Inter, se pareggia, non gli scappa niente. Al Milan, invece, li potrebbe, se dovesse vincere, ritornerebbe in pista anche per il campionato. Attenzione. E last but not infatti least, è importantissimo che pensa. Vincere per il Milan. No, io faccio i debiti scongiuri e scaramanzia. Cioè, io personalmente, ribadisco per la 200ª volta, vedo l'Inter la squadra più forte di questo campionato, sia per organizzazione di gioco, sia per le caratteristiche dei giocatori, sia per la fisicità e la corsa che sta avendo la squadra, anche se ha avuto degli alti e bassi, la squadra di Simone Inzaghi. Per cui vedo favorita l'Inter, spero con tutto il cuore che il Milan vinca magari su autorete. Questa scaramanzia, questa è scaramanzia di Tiziano, di la verità. No, scaramantico, sono... Non sei stanco di vedere Tramontana ormai negli anni che festeggia sempre? Ascolta, io ho vinto 7 Champions League, quindi Tramontana non le ha vinte 7 Champions League. No, però era una scusa per ricordare. E neanche voi le avete vinte. E anche ragione Tiziano in questo caso. Non era una scusa per ricordare, per provocare. Tanto non ci cado, stanco. Era una scusa per dire ci cado, stanco, conosciamo tutti la tua fede calcistica, che sei fortemente condizionato. Volevo tirargli una volata, anche se non ne ha bisogno. Sì, sì, sì. Volevo tirargli tu una volata, che lunedì non si verifichi una determinata cosa. Sabato ci sarà una doppia conduzione. Una cosa c'è. Comincia a vincere, poi dopo no, fai cosa c'è. Parleremo di derby subito dopo la pubblicità. Noi andiamo in pubblicità e voi state lì.